ho sentito queste urla strazianti, veramente mi hanno spezzato il cuore, ma soprattutto pensando a lei, un dolore insanabile. Queste le testimonianze della tragedia che ha travolto Castelfranco di Sopra, un comune nel Valdarno Aretino. Una bimba di appena 18 mesi è morta in auto, dimenticata lì dalla madre. Ad accorgersi di quanto era successo è stata sempre la madre, che intorno alle 14 è rientrata in auto per tornare a casa e si è accorta di quello che era successo. Quando sono arrivati i soccorsi, la bimba era già in arresto cardiaco, inutile l'intervento con il defibrillatore e successivamente quello da parte dei sanitari del 118, che avevano anche attivato l'elisoccorso Pegaso. E la bambina è sempre rimasta incosciente, non ha ripreso attività, non ha ripreso attività né cardiaca né respiratoria. Dopo un'ora di rianimazione venne dichiarata deceduta. La madre, una donna di 38 anni, è stata sentita dai carabinieri e verrà ascoltata nelle prossime ore anche dal sostituto procuratore di Arezzo, Andrea Claudiani. Oltre alla mamma, i carabinieri stanno ascoltando anche alcuni testimoni ed il padre della piccola. La bimba era l'unica figlia della coppia.